Pasquetta, ed è uscito da pochissime ore il mio video che parla di un eventuale ritorno di Massimiliano Allegri al posto di Andrea Pirlo in caso di brutta prestazione, di brutto risultato nella partita contro il Napoli. Beh, inizio a registrare il video così ve lo porto domani perché ho visto che non è stato compreso. Magari qualcuno ha letto il titolo, magari qualcuno non ha ascoltato il video e ha voluto commentare. Attenzione, parto da un presupposto. Questa stagione non è finita. Questa stagione è ancora in corso. In tanti hanno iniziato a farmi dei nomi, Gasperini, De Zerbi, Zidane, tutti allenatori che in questo momento hanno un impegno, hanno un vincolo, una panchina, stanno allenando. Quel video era un ragionamento sull'eventualità di un ritorno di Massimiliano Allegri in corso per concludere questa stagione. Se non avete visto quel video, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Invece qui sotto in descrizione vi lascio il link per scaricare OneFootball. È completamente gratis e potete monitorare questa caldissima situazione allenatore, dato che lo vedrete martedì questo video, ed è la vigilia della partita contro il Napoli, che come ho già detto è un vero e proprio spartiacque, un crocevia della stagione e forse del futuro di Andrea Pirlo. Quindi OneFootball bisogna mantenerlo monitorato. Attenzione però, perché io nel video di ieri sottolineo una cosa. Spero che rimanga Andrea Pirlo, non perché io voglia Andrea Pirlo, non perché io sia innamorato e conquistato dal modo di allenare di Andrea Pirlo, no, perché lo sapete, più di una volta ve l'ho già detto, credo che abbia dimostrato durante tutto l'anno delle grosse lacune, dei limiti che in questo momento ha. Io non so cosa abbia pensato Agnelli quel giorno quando ha scelto Pirlo come allenatore della Juventus. Magari avevano fatto dei discorsi, dei ragionamenti e c'era stato uno scambio di opinioni che lo aveva fatto apparire pronto alla luce degli occhi del presidente. Poi magari alla fine farà un finale di stagione incredibile, prossimo anno vincerà tutto perché rimarrà la Juve. Io questo non lo so, non vedo il futuro e non posso dirvelo purtroppo. Mi piacerebbe potervelo dire. Io spero che rimanga Andrea Pirlo per il semplice motivo che, secondo me, il punto di svolta è un altro risultato negativo, che può essere una sconfitta o un pareggio, perché non vincere nel recupero col Napoli significa esporsi terribilmente a una brutta classifica. Ed è per quello che spero che rimanga Andrea Pirlo, anche perché ieri vi facevo un ragionamento di un eventuale traghettatore. E io non è che sia proprio dell'idea di volere un traghettatore da qui alla fine del campionato. Ieri per curiosità ho aperto Transfermarkt e mi sono andato a vedere gli allenatori liberi in questo momento, quelli che possono firmare un contratto nel caso dell'esonero di Andrea Pirlo. Mi sono messo le mani nei capelli, perché oltre a Sarri e Allegri, che sono quelli che abbiamo esonerato noi, c'è veramente poco altro. Uno dei nomi forse più interessanti è Luciano Spalletti, quello dopo è Vincenzo Montella, per darvi un'idea, ma potete farlo benissimo anche voi, potete fare una googlata e andare a vedere gli allenatori che in questo momento sono liberi e probabilmente anche pronti per affrontare, per prendere in mano una squadra di campioni come la Juve, una squadra in un campionato difficile come quello della Serie A, un momento difficile come quello juventino. Quindi, ripeto ancora una volta, io spero che non ci si debba trovare nell'ordine delle idee di dover esonerare Andrea Pirlo, perché sarebbe un disastro. Qualcuno mi parla di Tudor come traghettatore, sì, potrebbe essere una soluzione, però mettiamoci nell'ordine delle idee anche di un calciatore che Tudor l'ha visto fino adesso, durante l'anno, l'ha visto come allenatore che andava a riferire la parte difensiva. Non credo che ci sia una botta così grande. Di solito quando cambi l'allenatore è per dare una botta all'ambiente, per cercare di farli tornare in sé. Questa botta purtroppo Tudor probabilmente non sarebbe in grado di darla. E io ripeto, ovvio che amo Massimiliano Allegri e sono un'idea che possa fare molto bene, ma in corsa, così su due piedi, all'improvviso, non c'è la bacchetta magica, non c'è una squadra costruita secondo i suoi dettami. E ricordiamoci che quando arrivò Allegri c'era una grandissima Juve, la più grande Juve del ciclo dei 9 anni, e doveva gestirla, doveva cercare di dargli la sua impronta e cercare di sistemare i giocatori nei ruoli giusti. Adesso c'è una grande Juve in prospettiva, perché i giocatori che ci sono oggi forse non sono pronti per quei palcoscenici. Lo saranno un giorno, perché è una Juventus costruita sui giovani. Ma si parla di prospettiva, quindi ad oggi non c'è una squadra da gestire, c'è una squadra da costruire. Allegri dovrebbe assumere tutto un altro contorno rispetto a quello che ha avuto in passato. E ripeto ancora una volta, ci sono dei problemi per l'arrivo di Allegri in questo momento storico della stagione juventina, che non torno a ripetervi, vi lascio il video appunto qui sopra nelle schede. C'è un'altra cosa che voglio sottolineare, dato che in tanti mi hanno detto: hai visto l'anno scorso cosa quando hai offeso Sarri, poi cosa è successo con Pirlo? Attenzione! Andatevi a rivedere i video dell'anno scorso, perché io fino alla partita con il Lione ero dell'idea che, per quanto non mi piacesse Maurizio Sarri,
bisognava continuare con Maurizio Sarri, perché un anno è poco e non si costruisce in un anno, soprattutto un anno particolare come quello che è stato col Covid. E questo ragionamento io ve lo faccio anche per Andrea Pirlo: non si costruisce in un anno. In un anno non hai la possibilità di vedere esattamente cosa succederà nel futuro. Purtroppo in questo momento Andrea Pirlo è in un brutto vortice negativo. Ieri vedevo il video di Romeo Agresti e diceva: è brutto pensare che un allenatore della Juventus sia legato a un singolo risultato, se vince, se perde, se pareggia col Napoli dentro o fuori. E sono d'accordo. Il punto che mi fa dire in questo momento Pirlo rischia è che dal momento successivo all'eliminazione della Champions è stato un disastro. La squadra non è più stata in grado di recuperare la fiducia in se stessa. Io ho iniziato a sentire un piccolo campanello d'allarme nella semifinale di Coppa Italia, ritorno con l'Inter. Era un filotto in cui la Juventus forse stava giocando a risparmio perché si era data l'opportunità di andare a passare in Champions League il ritorno con il Porto. E probabilmente tutte quelle partite sono state finalizzate al facciamo risultato per arrivare a quella partita cercando di fare ulteriormente risultato. Sarri però l'anno scorso secondo me ha avuto un'intuizione, proprio come ha fatto Pirlo in questo momento, nel senso che quando è arrivato il momento clou della stagione, lui ha sacrificato la sua idea di un gioco magari più offensivo, dei tre uomini davanti, di quello che voleva fare effettivamente, e si è schierato nel momento decisivo della stagione con un 4-4-2 per far giocare Dybala e Cristiano Ronaldo insieme, i due giocatori più forti della rosa dell'anno scorso della Juventus, che hanno permesso poi di arrivare a uno scudetto molto sofferto, ma ci è arrivato. Questo è stato uno dei più grandi meriti, secondo me, di Maurizio Sarri. Arrivare a capire in quel momento che la sua idea non poteva funzionare perché la squadra era diversa. Pirlo c'era quasi arrivato in quel momento lì. Ed era stato criticato perché sembrava far giocare la Juve all'Allegri. Con la Roma, ripeto ancora una volta, secondo me è stata una delle partite più intelligenti della gestione Pirlo, più efficaci. Con l'Inter è stato un disastro perché ti sei presentato in campo palesemente con l'idea di fare 0-0, di non prendere gol, perché il risultato dell'andata era positivo. Quello non lo voglio mai più vedere nella vita. Ma voglio vedere una squadra che non prende gol e che prova a farlo anche in ripartenza, perché i giocatori della Juve sono questi. Abbiamo cambiato tanto rispetto all'anno scorso, ma le qualità singole dei giocatori sono rimaste le stesse. Questi giocatori non sono adatti per giocare un certo tipo di calcio, magari bellissimo, magari europeo, magari spumeggiante, ma ad oggi non ce li abbiamo. Io credo che l'allenatore deve essere bravo a fare questo. Sarri l'anno scorso l'ha capito a un certo punto, Pirlo quest'anno l'ha capito a un certo punto e non ha voluto continuare con questa idea. Forse proprio perché poi l'uscita dalla Champions ci ha dato quella pacca in faccia che ci imponeva di dimostrare ancora di più. Questa Juve credo che non sia in grado di dimostrare tantissimo. Credo che debba essere molto umile invece nell'accettare i propri limiti. Io Sarri ho deciso che poteva essere finita sentendo le parole del post eliminazione con Lione, ma probabilmente lì era già stato informato che sarebbe stato allontanato dalla Juve, si è tolto tanti sassolini dalla scarpa. Ma non mi è piaciuto per niente, ma io non sono mai stato uno anti-Sarri, anzi, datevelo vedere, non mi stava simpatico, non lo considero un allenatore da Juventus, ma non sono mai stato anti-Sarri. Sono sempre stato dell'idea che finché c'erano i risultati e finché era seguito dalla squadra e dalla dirigenza, bisognava andare avanti con lui e costruire un progetto intorno a lui secondo quello che gli serviva in campo. Quindi non facciamo confusione per cortesia. Ne dico anche un'altra: gli allenatori sono proprio quelli che ti fanno risplendere alcuni giocatori. Parliamo appunto di Sarri, Dybala, Ronaldo, Bentancur, sono tutti giocatori che hanno fatto benissimo con Sarri, anche De Miral fino a un certo punto. Quindi gli allenatori riescono a dare un'idea ad alcuni giocatori. Stessa cosa che ha fatto Allegri negli anni, non sto nemmeno a citarli i tanti giocatori che ha fatto rendere Allegri perché sono ormai un'infinità. Pirlo quest'anno ha avuto probabilmente il merito di dare un grande futuro a Federico Chiesa. Non è detto che cambiando allenatore Federico Chiesa possa mantenere questi standard. Anche l'anno scorso con Dybala, con Bentancur, eravamo convinti di aver trovato dei giocatori ormai maturi e giovani in grado di darci continuità negli anni a prescindere dall'allenatore che era in panchina. E invece non è stato così. Non è stato così perché ogni allenatore ha un suo modo di giocare, una sua idea di calcio e deve far perno su determinati giocatori. Quindi io non credo che tutta la rosa della Juve sia da prendere e buttare via. Come vi dicevo anche ieri, Kulusevski non è pronto. Non è pronto per giocare titolare nella Juventus. Ma da qui a dire che è uno schifo, è un bidone, è un acquisto scellerato, sbagliato, ce ne passa. Ce ne passa. Chiedete ai vostri papà
quando Thierry Henry è arrivato alla Juventus, impiegato da terzino sinistro e poi se n'è andato via. Cosa è successo poi? Adesso non sto paragonando Kulusevski a Thierry Henry, per cortesia. Sto cercando di farvi capire che ci sono dei giocatori pronti e dei giocatori non pronti. Dei giocatori che sono ideali nelle idee di un allenatore e giocatori che invece non hanno senso in quello schieramento. Io sono sempre dell'idea che l'allenatore debba mettere da parte la sua idea di calcio per cercare di favorire la squadra. Se una squadra ha determinate caratteristiche, non puoi farla giocare con altre caratteristiche. Per questo ho apprezzato sempre tantissimo Allegri, perché ogni anno era in grado di, a seconda di quello che aveva a disposizione, cercare di costruire una squadra in grado di far risplendere tutte le abilità dei suoi giocatori. Per questo lodo Sarri, è una lode che veramente gli riconosco. Quando è stato il momento di vincere, lui ha vinto, sacrificando anche i suoi ideali. Ma lui voleva vincerlo quello scudetto, non aveva mai vinto niente in carriera. La sua unica grande opportunità in una grandissima squadra, lui testa bassa, ed è per quello che più di una volta l'anno scorso ho detto, è molto simile ad Allegri. Cura tanto la fase difensiva e quando ha voluto vincere ha vinto. Perché quei giocatori non gli imponevano di giocare come aveva giocato a Napoli. Ed è una cosa che ha detto dal primissimo giorno, quella, Sarri. Quella è una cosa che ha detto dal primissimo giorno. Non sarà, questa Juve non sarà mai come il mio Napoli, come non sarà mai come il mio Chelsea. Quindi io sono dell'idea che allenatori che hanno allenato tanti anni, poi questa cosa l'hanno presa su. Pirlo, tanta esperienza, lo sapevamo. Ripeto, non ho idea di cosa si siano detti, del perché Pirlo sia stato scelto. Ero molto a favore dell'arrivo di Pirlo in panchina perché se Agnelli fa una scelta così coraggiosa, e questo è stato veramente l'anno del coraggio, pensavo che avesse visto qualcosa. E spero che quel qualcosa che ha visto Agnelli all'epoca, Pirlo lo tiri fuori oggi. Perché è vero che la Juventus non può decidere il futuro di un allenatore in base a una singola partita, ma è anche vero che in questo momento è un disastro, perché davvero quell'uscita disastrosa dalla Champions League ci ha fatto male. Ci ha fatto male, poi c'è stato il Verona, e poi c'è stato il Benevento, e poi c'è stato il Torino. E la squadra si è persa, c'è stato l'intermezzo del festino. In questo momento siamo a pezzi, siamo sgretolati. E non so se Pirlo è in grado in questo momento di prendere tutti i pezzi e di rimetterli insieme. Mi auguro di sì, anche perché, come vi dicevo, non vedo grandi alternative per la panchina. Prendere un traghettatore mi fa sempre un po' schifo. E dei grandi nomi in questo momento liberi non ce ne sono, ma comunque dovreste fargli un progetto. Cambiare in corsa non è mai stupendo. Però penso anche che arrivati a un certo punto, se le cose proprio non vanno bene, tu sia obbligato a prendere questa decisione, anche andando contro Pirlo, che è un uomo al quale io sono molto affezionato, immagino anche Agnelli sia molto affezionato, ma spero che la Juventus vada avanti con Pirlo proprio perché diversamente non ho idea di come potrebbe riuscire a fare qualcosa di fatto bene. Ecco, questa è un po' la mia idea. Ricordatevi però che i calciatori e gli allenatori sono legati da un filo e spero che questi 2 anni vi abbiano un po' insegnato, e mi rivolgo a quelli che 2 anni fa scrivevano Allegri è un incompetente perché questa Juventus è una Ferrari e lui è un allenatore senza patente, con questa squadra vincerebbe chiunque. No, non è vero, perché Allegri, Sarri e Pirlo sono 3 allenatori con 3 idee di calcio diverse e tutti e 3 hanno avuto delle difficoltà. Segno che forse questa squadra è davvero inallenabile, non lo so, non ne ho idea. Ma segno anche che in realtà il lavoro duro paga. Guardate l'Inter di Conte, in 2 anni Antonio Conte arriva a secondo a un punto dalla prima e quest'anno con tutta probabilità vincerà lo scudetto. Segno che il lavoro paga sempre. Su questo non ci piove. Quindi dimentichiamo i luoghi comuni secondo i quali se hai dei calciatori forti vinci, perché non è vero. La Juve ha dei calciatori forti quest'anno e rischia di andare in Champions League.